Adesso è la volta di una voce maschile, un tenore. Il tenore Benito Anastasi, prego, salga qui con noi. Allora, di Benito Anastasi, che cosa possiamo dire? Che ha iniziato l'arte del canto a Catania, sotto la guida del celebre soprano Maria Gentile, e che in seguito ha perfezionato la sua tecnica vocale a Firenze presso l'Accademia del celebre baritono Gino. I critici musicali lo hanno classificato voce lirico-drammatica, quindi la voce giusta per cantare qualcosa di italiano. Benvenuto tra noi e buona interpretazione. Un attimo l'armonia, perché devo presentare il maestro Maria Carmela De Circo, che sta seguendo il pianoforte. anche un coro, ecco, concluderà in bellezza. Questo è, diciamo, sono i fuochi d'artificio che sto facendo Galleria Roma in questa occasione. Prego. Forse è anche inutile che si dica il titolo, è un inno alla nostra grande patria. Oh.